Buona, la barella. Buona apertura per Basto. Basto a cercare Lukaku. Lukaku! Esce! Prova a vedere, attenzione, palla buona per Mkhitaryan che la mette in mezzo! C'è Darmian, porta libera! No, ex, ormai non è più porta libera. Palla dentro a cercare Lautaro! Fuori gioco. Ecco. Vabbè, fuori gioco perché? Vediamo. Eh sì, di Lukaku. Sulla prima azione Lukaku era in fuori gioco. Madonna mia! Ma no! Tiro, gol dello Spezia! Gol dello Spezia che ha segnato, indovinate, Maldini! Ma era scritto, era scritto! Lui gioca con le difese rimaneggiate? Ci mangiamo i gol? E questi sono i risultati! Ma dai! Ma dai! Ma che vergogna! Eccolo qua! Paolo, gol di Daniel Maldini! Bravo Inzaghi! Bevi, bevi, bevi! Bevi, bevi, bevi! Poi prepara le valigie che a fine anno... Raus! Eh sì, giochi con le difese rimaneggiate, con delle difese improponibili e passi sotto. Ma ragazzi, ormai c'è. Qua rilancio lungo, Acerbi, chi è Acerbi? Acerbi fa una bestialità impressionante. Ma dai, cioè, dai. Ora siamo pure in svantaggio. Ora siamo pure in svantaggio e dobbiamo recuperare. Bravi! Bravi, bravi, bravi. Bravi, complimenti. Bravi. Complimenti. Congratulazioni. Adesso dovete ribaltarla, eh? Inzaghi le metterà le tre punte. Pura fantasia. I cambi ora che si sta cagando sotto, forse li fa. Forse, forse. Cross dentro a Chi è Armando che cercare. non lavora? Parlo su Dumfries, forse Che rigore. Forse rigore, vediamo. Forse rigore su Dumfries. Lancio. È rigore sto qua, oh. Ragazzi miei, sto qua è rigore. Rigore tutta la vita sto qua. No, 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 non scherziamo, rigore. È penal, adesso è penal, non puoi non dar penal. Vemos che stanno hablando al VAR. Ah, penal, penal, penal. Ha sdato il penal. Ha sdato penal, penal. Dai, ce la facciamo a segnare, ragazzi. Rigore per noi. Rigore per noi. Rigore per noi, dai. Lukaku per pareggiarla. Ci hanno dato due rigori. Ce la faremo a segnare stavolta? Parte Lukaku. Parte Lukaku. Tiro, gol! Gol! 1-1. 1-1. Vedete che quando i rigori li tira un rigorista, poi i gol entrano? I gol entrano? I gol entrano quando tirano i rigoristi? Mancano 10 minuti. Più recupero. Forza. 1-1. Attenzione, ora lo Spezia ci prova cross dentro. Palo. Rigore. Che ha dato? Rigore per lo Spezia. Rigore per lo... Dumfries, ma sei un cretino. Ma sei... Vediamo se c'è. Ma dai, ragazzi. Vediamo. Ma sei... Dumfries, sei un... Cioè, io non lo so come definirti neanche. È un rigore che si può dare, perché comunque... gli va addosso. Ma un rigore puoi dare e non dare. Ora vediamo se lo dà. Vediamo se lo dà o non lo dà. Kovalenko l'ha dato o non l'ha dato? Non ho capito. Lo ha dato. Rigore per lo Spezia. Rigore. Ma sei un imbecille. Bisogna essere degli imbecilli. Ma imbecilli patentati. Rigore per lo Spezia. Rigore per lo Spezia, 1 minuto e mezzo dopo il rigore nostro. Io non ho parole. Io non ho parole. Tutto pronto. Parte Nzola. Rigore per lo Spezia.
Io non so se ridere o piangere, ragazzi. Parte, tiro, gol. 2-1 dello Spezia. 2-1. Che vergogna. Cioè, Dumfries, io non so come definirlo. Ma ce lo meritiamo, ragazzi. Ce lo meritiamo. Io non ho parole. Io non ho parole. Manco 2 minuti di speranza. Rigore per lo Spezia, 2-1. Io non lo so. Io non lo so, mamma. Che schifo, che vergogna. Tanto, ragazzi, io mi sono di... come si dice? Non so trovare la parola in italiano. Mi sto disillusionando, ecco, ve lo dico. Qua Andanovic, vabbè, Andanovic ha smesso di parare i rigori già 10 anni fa. Gol di Nzola, 2-1. Che vergogna. Che vergogna, davvero. Che vergogna. Una squadra che ha dei numeri da serie B fuori casa. Dei numeri da retrocessione, davvero. Io, ragazzi, guardate, adesso mi tolgo pure la felpa. Perché sta squadra non merita neanche che io la rappresenti, guarda. Non merita niente. Io... La mentalità di mediocre è un virus che ha trasmesso a tutta la squadra, certo. Tanto non si segna, ragazzi, cioè non siamo riusciti neanche a rimanere lucidi quando abbiamo pareggiato su rigore. Che e poi vogliamo passare il turno col Porto. Ah, per favore. Cross dentro a nessuno. Noi facciamo i cross per i raccattapalle. Questo no, Di Marco ha fatto un bellissimo cross per i raccattapalle. Un Inter così disastroso fuori casa, io non penso che sia mai esistita, ve lo giuro. Qua mancano 30 secondi. Rilancio lungo, Inter che si avvia a perdere la partita numero... Quante sconfitte abbiamo totalizzato quest'anno? Ormai ho perso il conto. Ve lo ricordate? Quante partite abbiamo perso quest'anno? Quante partite? Mi fate la lista, perché io ho perso il conto, eh. Io ho perso il conto e non ho 90 anni. Palla, attenzione, Lukaku. Dumfries ancora per Lukaku. Lukaku, tiro fuori. Fuori, ma vabbè, tanto qua ormai è finita. Era pure fuori gioco. L'Inter perde pure alla Spezia. E ragazzi, che dobbiamo dire? Cioè, io non ho paura. Cioè, questa squadra veramente ha superato ogni limite consentito. Cioè, qua abbiamo superato il limite del ridicolo. Finisce la partita, Spezia 2, Inter 1. Io veramente, ragazzi, non so che dire. Inzaghi, sì, bravo, mettiti la giacca. Magari fatti preparare pure la valigia, che a fine anno ti tocca andare a casa. È ufficialmente finita. Spezia 2, Inter 1. Io non ho parole. Cioè, io pensavo che il peggio fosse stato toccato a Bologna, ma oggi veramente ci siamo superati. Cioè, oggi davvero, cioè, ci siamo superati, perché fare una roba del genere, io veramente devo tornare ai tempi di De Boer per rivederla. Cioè, un punto così basso nell'Inter negli ultimi 3-4 anni non penso che l'abbia mai toccato. Sembra di tornare ai tempi di De Boer. Questo è l'Inter di De Boer, con una qualità però nettamente più alta. Almeno De Boer poteva essere giustificato dal fatto che aveva una squadraccia indecente. Adesso noi abbiamo un rendimento fuori casa da retrocessione, ragazzi miei. C'è una squadra che lotta per la retrocessione, secondo me ha fatto meglio di noi fuori casa. Ragazzi miei, io vi saluto. Sempre forza Inter, ragazzi, nonostante tutto. Andiamo a dormire che è meglio. Di volta in volta li sceglieremo, ma... Dove dobbiamo andare? Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.